Oggi al mercato ho trovato gli ultimi friggitelli. Eccoli qua, questi sono friggitelli da non confondere con questi che sono i peperoncini. Quindi, fine settembre, gli ultimi friggitelli, proprio vedete piccoli piccoli così, gli ho tolto la parte superiore, così. Se avete pazienza potete fare anche questo lavoro, togliete anche l'interno, o se no fate come ho fatto io, lo tagliate grossolanamente e poi vado a buttarli qui. Adesso, aglio. Mettiamo l'aglio, facciamo ben rosolare l'aglio, poi brutto i friggitelli. Perché siamo friggitelli? Normalmente qui a Roma li usiamo sempre per da friggere, li mangiamo in questa maniera. Poi, ah, che buon profumo, ci sta pure qualcuno piccante, peperoncino. Quindi, che voglio fare? Né più né meno una pasta, aglio, olio e peperoncino con i friggitelli. Vediamo però. Così, velocemente, mettiamo subito un po' di sale così si ammorbidisce leggermente la pelle. Ecco qui. E adesso buttiamo la pasta. E guardate qui che ci metto. Che bella pasta. Ecco qui, tonnarello. Eccolo, perfetto, perfetto. Un goccetto d'acqua come sempre. Poi via, al massimo, origano, bello, quello vero. Vedete, fogliolone, quello secco però fatto con i mazzi. Avete capito? Quello proprio buono, buono, buono profumato. Vado così. Quindi la pasta semplicissima. Veramente con costo, con food cost, come si suol dire in gergo. Adesso, fuori dal fuoco, mai col fuoco. E adesso faccio vedere una cosa, questo qua, guardate qua, 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 qua. Questo è pecorino romano. Però, allora, qua è una cosa seria, adesso si parla seriamente. Il pecorino deve essere grattugiato così, così sottile. Quando vedete quel signore ve lo gratta che vi fa delle palle così grosse, dici bello, fermati, io lo voglio sottile. O se no prendete il pezzo e ve lo grattugiate voi a mano. Quindi questa chiacchierata per far raffreddare un pochino la pasta. Così non facciamo le palline col pecorino. Quindi pensate a questa pasta adesso, guardate, guardate qua. Un altro poco poca acqua, attenzione col calore perché se è caldo il pecorino non si scioglie ma fila, ok? Vai così, mamma mia, che profumo è. Guardate qua, guarda qua, vedi? Guarda, ecco qua, guardate bene, guardate, vedi come ha fatto il pecorino? Si è sciolto bene. E adesso io non lo so voi. Ma questo, che bontà, ecco qui la mia pasta con i friggitelli, aglio, peperoncino e un bel po' di pecorino romano. Buon appetito a tutti quanti.